raga, Argame Vintage. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video, raga. Oggi ragazzi, come potete leggere da qua sotto e anche dal titolo che avete letto prima di aprire il video, oggi ragazzi ci troviamo qui al Game Vintage a Roma, dove oggi qui è uno, c'è una tipo una fiera dove ci stanno, ho visto alcuni cosplayer e poi ci stanno anche una fiera riguardante il videogioco che tra poco vi farò vedere. Ma e quindi ragazzi iniziamo subitissimo, ma ovviamente non prima ragazzi che come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Raga, ma guardate quanto so figo, raga, questo è proprio il ritorno al passato, perché ragazzi, guardate, ci stanno pure i Game Boy. Io precisamente avevo precisamente questo, uguale, e l'ho perso perché da ragazzino, vabbè. Quindi raga, guardate quanto so fighi, qui siamo al Vintage, al Game Vintage Market, qui tutta roba dei videogiochi arcade, ragazzi. Questo è il Sega Mega Drive, raga. Poi infatti ci stanno pure a giocare ragazzini, infatti funziona. Guardate raga, vediamo quanto sono bravi. Raga, scrivete qua sotto nei commenti se anche voi ci avete giocato al Sega Mega Drive. Però devo dire che questo joystick di Spider-Man è fantastico, ragazzi, è fantastico. Poi andiamo a vedere, ragazzi, ci stanno tutte le... Questa addirittura, credo, questo credo che sia tipo il Commodore, può essere il Commodore, non lo so. E Tektronik, raga, troppo vintage, raga. Io qua non ci sono arrivato, raga, guardate quanto è figo, ragazzi. Quindi questi ragazzi qua siamo al Game Vintage Market e ragazzi c'è un bel po' di gente, devo dire, eh? C'è un bel po' di gente. E poi vi faccio vedere un po' di cose, vi faccio vedere. Tiè raga, ma quanto sono belli sti cosi fatti, credo siano fatti a mano da loro. E c'è pure la Super Nintendo, raga, io c'avevo proprio la Super Nintendo, questa è un'altra che c'avevo, eh? Qui invece ci stanno tutti i videogiochi, raga. Voi a quale ci avete giocato? Scrivetelo qua sotto nei commenti, raga. La Sony, la PSP, raga, l'hanno riesumata, la PSP, ragazzi, fantastico, ragazzi. Scrivete qua sotto nei commenti quale avete voi giocato. Qua invece siamo all'angolo di Harry Potter, qua siamo all'angolo di Harry Potter con tutte le bacchette di Harry Potter, ragazzi. Se conoscete Harry Potter scrivetelo nei commenti e qual è la bacchetta che più preferite. Guardate ragazzi, qua se più è una bacchetta, qua faccio la magia, faccio. E qua ci stanno pure i cuscini, ragazzi, tutti i così belli di Harry Potter. Raga, guardate il Super Nintendo. Questo è un altro joystick del Super Nintendo. Devo dire, fa molto sala giochi effettivamente. E tutte voi ragazzi, quale avete giocato? Voi a quale ci avete giocato? Scrivetelo qua sotto nei commenti, a quale videogioco, quale console avevate? Scrivetelo qua sotto nei commenti, perché qua ci sta pure, raga, pure le cassette per il Super Nintendo, Atari, raga, Amaro, quasi proprio indietro nel tempo, ragazzi, che credo funzionino, perché se stanno a venne credo che funzionano pure, quindi me fa piacere. Poi ragazzi, qua oltre al gaming c'è anche la parte dell'artistica, credo sia tipo una parte artistica. E chi è l'artista? Salve, buongiorno, piacere, Riccardo, a nome d'arte Gentle Pixel su Instagram. Raga, assomiglia un po' a quelli di Player Inside 2, assomiglia, raga, scrivetelo qua sotto nei commenti se assomiglia, quindi è lui. Ho i capelli, però pure a The Witcher, dato che ho capelli bianchi ci posso arrivare a fare cosplay piano piano. Quindi è lui l'artista di tutta sta bella roba qua, raga,
ragazzi guardate quanto è figa, però diciamo fatte con col coso grande escono proprio bene, guarda, guarda. Guardate quanto è figo, quanto ci metti per farne uno di questi sto rubber, quanto ci metti a farlo? Un rubber compreso di disegno fatto da me, tutta la cornice e poi il quadro, si tratta di 25 ore complessive di lavoro. Mocco cazzo, e quindi però diciamo la rende, ragazzi, rende proprio sto Pokémon, mi piace un sacco. Ragazzi, qua invece siamo nell'angolo action figure. Ragazzi, guardate quanto sono fighe queste action figure, ma soprattutto lui, guardate quanto è grosso. Quanto è grosso. Lui è quello di Lanterna Verde, il nemico di Lanterna Verde. Scrivete qua sotto nei commenti, ragazzi, se anche voi conoscevate Master of Universe di coso là, come che si chiama? Raga, guardate quanto so fighi, guardate quanto so fighi, ragazzi. E poi c'è lui, che è Vegeta, che è il top del top, diciamo. Ragazzi, guardate. Vediamo, qua c'è sta un'altra zona, sempre action figure vintage, raga, qua è proprio il wrestling, raga. Il wrestling, c'è sta Eddie Guerrero, pace all'anima sua, c'è sta Eddie Guerrero. Eccolo, l'abbiamo trovato, raga, è lui, Eddie Guerrero, eccolo, grande Eddie Guerrero, mitico. Ragazzi, continuando, come ho detto, la zona vintage, raga, guardate il Game Boy, raga, voi ci avete mai giocato al Game Boy? Scrivetelo qua sotto nei commenti, ma io qua vedo, io so, da grande appassionato di Dragon Ball, vedo che c'è sta un'action figure esagerata, proprio corcoso di Goku col figlio e il dinosauro, quanto so fighi, ragazzi, quanto so fighi. E poi ci stanno anche quelli che io più preferisco, sono gli addobbi dell'albero di Natale, perché tutti fanno l'albero di Natale classico, io invece ci metto questi, ce ne avrò tipo una ventina, e questi sono proprio gli addobbi che uso io per l'albero mio di Natale di Dragon Ball. Sì, mo mi sa che qualcuno mo pio. E raga, guardate quanto so fighi, oltre al fatto delle action figure di Dragon Ball, ragazzi. Voi scrivete nei commenti se vi piace Dragon Ball, scrivete qua sotto, se non vi piace non fate stronzi. E quindi qua guardate questi due altri videogiochi sempre qui nella zona vintage, ma io mi soffermerei più su questi. Ragazzi, guardate qua invece, stiamo proprio nell'altri videogame vintage, raga, guardate, voi ci avete mai giocato a sti cosi qua? Raga, guardate quanto so vintage, ragazzi, guardate quanto sono vintage, raga. Ma io qua, come al solito, cioè, quando vedo sta roba vintage, a me mi sale sempre una domanda: ma andando cazzi piano questi, che ce ne vuole per trovarli? Da dove piano? Questi tutti un amico al secchione li buttavano, no, scherzo. Privati, chi se le vuole vende, chi non ci gioca più, o persone che magari, che ne so, io sono rimaste lì di qualche parente, insomma. Ma funzionano tutti o sono solo soprammobili? Funzionano? Tutte funzionanti, tutte testate. E che ce ne vuole per trovarli che funzionano? Sì, a volte capitano pure che non funzionano, perciò li vendiamo come pezzi di ricambio. C'è anche mercato sul prezzo di ricambio, insomma. Ah, ancora c'è sta il mercato sui pezzi, raga, io sono certo. So ignorante, sono, però raga, guardate quanto so, cioè, sono pure ben tenuti, devo dire, perché di solito hanno una certa età, sono rotti, invece sono ben tenuti, quindi gente che se vuole da via, sì, che non ci gioca più, ti contatta, viene al negozio e te le lascia in conto vendita, oppure le vende se prende qualcos'altro, insomma, però sì. Il riutilizzo così, vedete, raga, perché questa roba, devo dire che è bella, ragazzi, è bella, bravo.